Come vedete, di nostra spontanea volontà abbiamo addirittura unificato il dibattito e l'illustrazione di tre emendamenti. Credo che sia un segnale positivo e mi auguro che la maggioranza lo colga e sia anche da stimolo magari a un voto favorevole, non si sa mai. Visto che la questione che andiamo a riprendere riguarda tre osservazioni presentate, per quanto riguarda il territorio di Cinisello Balsamo, e sono l'osservazione 249, 267 e 271, rispettivamente presentate da Legambiente Cinisello, Cinisello Bene Comune e Associazione Alterx. Tutte queste tre realtà e quindi queste tre osservazioni da cui nascono i nostri tre emendamenti vanno di fatto a chiedere la stessa cosa ed è per questo che abbiamo ritenuto opportuno unificare il dibattito. Riguardano un'area non piccola, stiamo parlando di circa 900.000 metri quadri, quindi è un'area significativa, ma è anche un'area che è all'interno del perimetro del Plis del Grugnotorto, quindi in un qualche modo andiamo a riallacciarsi al discorso che in carattere più generale avevo fatto nel dibattito di un paio di emendamenti fa, credo. Cioè il discorso che laddove all'interno dei PLIS vi siano delle aree agricole, quindi che hanno delle realtà agricole attive, reali, in essere, meriterebbero di essere inseriti come ambiti agricoli strategici nel PTCP. Questa è la proposta che viene fatta per le aree in questione e ancora una volta però la Giunta ha dato un parere negativo, insomma una controdeduzione che non accoglie la richiesta portata avanti dalle tre osservazioni. Mi piacerebbe, oltre naturalmente a vedere il voto favorevole anche dei consiglieri di maggioranza presenti oggi in aula, sentire ancora magari la voce, l'opinione dell'assessore che all'inizio della seduta, quando serviva per prendere tempo e fare arrivare qualche consigliere di maggioranza, si è profuso in spiegazioni sui vari emendamenti, cosa che ho colto positivamente, anche se magari manifestava opinioni evidentemente difformi dalle nostre, ma io sono sempre contento quando il dibattito viene arricchito di contenuti, anche quando questi contenuti sono in direzione opposta a quella che noi auspichiamo. Nello specifico, appunto, mi auguro che questa porzione di territorio, che peraltro ha anche una caratteristica in più, cioè delimita in modo naturale la parte urbanizzata di Cinisello Balsamo con le realtà appunto agricole esterne e anche con la tangenziale nord di Milano. Quindi in modo naturale già è una realtà che varrebbe la pena appunto garantire maggiormente, considerandola come ambito agricolo strategico all'interno del PTCP. Grazie.